Gentilissimi amici ascoltatori dell'Umbria, dei Fuori Regione, un cordiale buonasera ad Antonio Caravella e benvenuti su questa emittente televisiva a Rete Sole, dove andrà in onda la puntata numero 29 della trasmissione Panorama Xen. Un ringraziamento come di consueto, come solito, ai nostri amici sponsor, allo Xen, Comitato Provinciale di Perugia e ASI, Agenzia Stampa Italia, nella persona del suo direttore Ettore Bertolini. Questa sera ci troviamo a Bevagna, in questa bellissima location sala, la Sala Luigi Frappi, e parleremo di una disciplina sportiva che possiamo dire da giovani abbiamo fatto, le freccette. Questa sera parleremo delle freccette e ne parleremo con degli illustri ospiti, ma prima di passare a parlare di questa disciplina sportiva, perché a tutti gli effetti è una disciplina sportiva, vorrei subito presentare il padrone di casa, il sindaco di Bevagna, Annarita Falzacappa. Buonasera, sindaco. Buonasera, buonasera e ben arrivati a Bevagna. Allora, grazie innanzitutto dell'ospitalità in questa bellissima sala, dove peraltro anche la sala della giunta, ho visto che prima lei era in giunta con i suoi collaboratori più stretti, assessori, no? Quindi, Sì, abbiamo finito da poco. avete finito da poco. Allora, le chiedo innanzitutto come è nata questa collaborazione con l'Open Dart e poi passeremo a presentare la responsabile dell'Umbria, che è Talita Biagetti. Com'è nata? Come vi conoscete? Come avete sposato, tra virgolette, questa causa delle freccette? Diciamo che Bevagna è una città con non tantissimi abitanti, quindi ci conosciamo un po' tutti e quindi noi siamo orgogliosi di avere Talita che è ex campionessa nazionale che è proprio di Bevagna e quindi quando ci ha proposto di fare le gare proprio a Bevagna noi siamo stati addirittura onorati di questa richiesta e abbiamo immediatamente risposto affermativamente. Crediamo che sostenere i giovani nelle loro iniziative e soprattutto iniziative sportive che richiedono anche no, una certa serietà, senso di responsabilità, sicuramente è importante per un'amministrazione e quindi abbiamo colto subito appunto la richiesta di Talita e questo ha fatto sì che a Bevagna arrivassero anche tante persone. Ogni volta che c'è una gara che viene fatta presso i nostri impianti sportivi abbiamo dalle 200 alle 300 persone, le quali fra l'altro si fermano a Bevagna dal venerdì alla domenica, quindi hanno anche l'occasione di poter visitare la nostra città e di poter vedere anche i numerosi monumenti che la caratterizzano. Perché magari colgo anche l'occasione no, per dirlo ai telespettatori, Bevagna è una città d'arte, è uno dei borghi più belli d'Italia, abbiamo anche la bandiera arancione e quindi siamo orgogliosi del fatto che appunto i turisti la scelgano e vengano a visitarla, a viverla, perché oltre ad avere tanti monumenti d'epoca romana, ma anche di epoche successive, in modo particolare medievali, noi abbiamo appunto avuto l'opportunità da parte del responsabile del Censis di avere un neologismo tutto per noi, e cioè bevagnizzazione. Quindi forse siamo l'unica città che ha un termine tutto suo che compare nella Treccani. Questo termine sta a significare, e ce lo ha spiegato il dottor De Rita, che a Bevagna c'è il senso dell'equilibrio e della misura. E quindi è una grande soddisfazione per noi, ovviamente, poter affermare questo, riprendendo quelle che sono le parole del dottor De Rita. Vuol dire che a Bevagna si vive in tranquillità, si vive bene, si vive a contatto con la natura, c'è la possibilità di mangiare bene, di respirare l'arte e la storia che si vive nella sua piazza, dove ci sono monumenti medievali, ma anche in tutti i propri vicoli. Non a caso a Bevagna abbiamo anche tante associazioni, che sono associazioni culturali,
culturali come appunto il Mercato delle Gaide, che è un'associazione formata in realtà anche, oltre che dall'ente Mercato delle Gaide, dalle quattro gaide, e cioè dalla Gaida San Pietro, dalla Gaida San Giovanni, Santa Maria e San Giorgio, che nel mese di giugno ripropongono la vita nel Medioevo. E devo dire che è stato da subito un grande successo questo, perché in effetti ha partecipato a questa rievocazione storica l'intera popolazione di Bevagna. Ed oggi, se la nostra città da città agricola è diventata una città turistica, grande ruolo in questo ha avuto sicuramente il Mercato delle Gaide. Ma poi noi abbiamo anche tante altre associazioni che hanno carattere sociale e alcune appunto di carattere sportivo. E dunque nel momento in cui Talita ci ha fatto questa richiesta non potevamo che accoglierla, proprio perché fa parte del nostro modo di fare e di essere, cioè attenti a quelle che sono le esigenze di tutti i nostri cittadini e soprattutto promuovere con le attività sportive anche il nostro territorio, che appunto è un territorio particolarmente, posso dire, richiesto e gettonato, tant'è vero che nel 2023 abbiamo avuto tantissimi visitatori e speriamo quest'anno, i numeri però già ci danno ragione, di ripetere il grande risultato degli anni passati. La nostra città è accogliente, abbiamo anche tantissime iniziative nel corso dell'anno. Pensate che realizziamo un calendario degli eventi a partire dalla primavera, poi abbiamo il calendario di tutte le iniziative nel periodo estivo e concludiamo con il periodo invernale. Praticamente è un calendario che non si arresta mai, e questo diciamo lo sanno i tanti visitatori che trovano qua la risposta alle loro esigenze. E anche i bambini visitano volentieri Bevagna, proprio perché è un luogo dove le famiglie possono lasciare liberi i propri figli e trovare anche appunto delle esperienze da far fare loro con la possibilità di una crescita culturale che non guasta mai, devo dire. Bene, grazie per il momento al sindaco, che è stata abbastanza esplicita e precisa, no? Perché io infatti le volevo fare altre domande, ma me le ha bruciate tutte, perché ha risposto. Devo dire che Bevagna è conosciuta anche per tantissimi eventi, di cui lei giustamente ha ricordato, tra cui quella più importante, che è sicuramente il Mercato delle Gaide, no? Che poi, specifichiamo, nasce come una competizione tra quattro, possiamo dire, quartieri, no? Giusto, perché i Gaide poi erano quartieri, no? Definiti, sì, dico bene, sindaco? Sì, le Gaide era la suddivisione in rioni o quartieri. Sì. Della nostra città nel periodo medievale, o meglio ancora nel periodo longobardo. E noi l'abbiamo voluto riproporre proprio perché appunto il Mercato delle Gaide è una rievocazione medievale. Esatto, che si sfidano in quattro gare, se non vado errato c'è la gara dei mestieri, una gara gastronomica, la gara del mercato e la gara di tiro con l'arco. Perfetto, sì. Mi sono documentato bene? Sì, sì, perfetto. Promosso allora, Perfetto. Allora, con il sindaco, signori miei, non poteva mancare perlomeno la rappresentanza un assessore, no? E poi importante che ci hanno assessorato allo sport e alla cultura, che Marco Gasparri. Buonasera assessore. Buonasera a voi. Allora, grazie anche a lei della presenza, dell'ospitalità, come ha detto giustamente già il sindaco. Allora, le freccette, anche questo io l'ho definita una disciplina sportiva, perché a tutti gli effetti è una disciplina sportiva, perché è vero che da giovani noi, no? Chi è che non tirava delle freccette, no? È vero, assessore, credo, no? Quindi adesso però è diventato un qualcosa di serio, una disciplina sportiva riconosciuta. Assolutamente, infatti voglio ringraziare per questo Talita che ci ha dato l'opportunità come città di Bevagna di poter far conoscere questo sport, perché magari molto spesso poteva essere considerato un passatempo, perdonatemi, no, il termine, però in realtà magari la professionalità e la costanza di chi effettivamente spende, no, il proprio tempo per questa attività ha reso insomma, il gioco delle freccette un vero e proprio momento sportivo, e quindi con tutte le sue certificazioni. Ecco, a proposito voglio anche ringraziare l'Ocsen,
con il quale abbiamo avuto rapporti nello scorso anno, e quindi l'importanza anche di avere queste associazioni che ricoprono e rivestono comunque un importante ruolo per tutte le associazioni sportive. Ecco, su questo infatti volevo anche soffermarmi e ringraziare, no, oltre ovviamente al gruppo di Freccette, anche il mondo sportivo che gravita intorno al nostro borgo, che seppur piccolo, siamo quasi 5.000 abitanti, abbiamo però, ecco, Talita, il gruppo di Freccette conosce un ottimo impianto sportivo che stiamo riqualificando e cercando di renderlo sempre più appetibile, soprattutto per non solo l'aspetto strutturale, ma anche per le tante attività che oggi riusciamo a mettere in piedi all'interno del centro. Una vera e propria città dello sport, oserei dire. Si faceva riferimento al tiro con l'arco già dal Medioevo. Ecco, oggi il tiro con l'arco per Bevagna è un'altra attività importante, grazie proprio alla festa, no? Alla rivocazione storica, perché veramente da nulla a volte, no? O comunque da poco possono nascere grandi associazioni come quella del tiro con l'arco. Non dimentichiamo poi oggi anche il mondo del basket, della bocciodromo, il calcio ha tutta una sua tradizione, no? Su Bevagna. Veramente sono tante attività che riescono a rendere viva e vivace la città, e soprattutto poi chi abita la città. Beh, due bei assessorati alla cultura dello sport, sì, vuol dire che Marco Gasparrini è la persona giusta, ideale, per poter essere a capo di questi due, no, assessorati. Marco Gasparrini sicuramente vive il paese a 360 gradi. Quindi conosce bene le esigenze. Lo conosce bene, dedica e si è dedicato negli anni a tantissime attività, e è stato nel mondo del volontariato, come fra l'altro anche altri assessori, devo dire. Però lui in modo particolare fin da piccolo ha dato molto di sé al nostro paese, e quindi ora lo fa da amministratore, lo fa in maniera ancora più costante, più seria. Bene, dopo questa sviolinata apposta tranquilla, assessore, che i suoi due assessorati non si toccheranno sicuramente al momento, però vi chiedo, voi a Freccette ci avete mai giocato, tirato? Ecco, beh, qualche frecciatina all'opposizione sì, eh? Allora, a parole probabilmente sì. Ah beh, certo, mica gli tira la freccetta. Nei fatti Talita ci insegnerà magari come fare per cercare di prendere il centro. Cioè, ma qui abbiamo dei giocatori veramente, mamma mia ragazzi, importanti, poi lo diranno loro. E allora entriamo nel vivo della serata, ragazzi, signori miei, perché dobbiamo parlare di Freccette e ne parliamo con chi se non con Talita Biagetti, che è responsabile per l'Umbria Open Dart, nonché anche pluricampionessa nazionale. Talita, buonasera. Buonasera a tutti. Innanzitutto grazie per aver organizzato questa serata. No, grazie a te Antonio per l'opportunità, perché per me è stata importante, e soprattutto a me piace diffondere questo sport. E adesso, grazie a Gianluca Conese, che è il presidente, che mi ha dato la sua fiducia, lo sto facendo in Umbria e spero di coinvolgere sempre più giovani. E infatti anche a Bevagna adesso abbiamo 4 squadre, e ci sono le prime due di Serie C, che sono tutti ragazzi giovani, una media di 16 anni. Spesso mi ritrovo anche con loro a fare qualche freccia e sono contenta di farlo. È un po' come se non stacco mai dalla scuola, che è il mio lavoro. E niente, io negli anni mi sono appassionata a questo sport grazie a Michele Costantini, che è qui in sala, e che me l'ha messa per la prima volta in mano. E ho iniziato con gli amici e adesso sono arrivata a fare la responsabile per l'Umbria. E in questi 16 anni sono riuscita ad ottenere degli ottimi risultati, sono stata campionessa nazionale, ho rappresentato più volte l'Italia ai campionati europei e anche al mondiale, non per il soft ma per lo steel, perché c'è una differenza, ci sono sia le freccette di plastica, con la punta di plastica, sia quelle con le punte di ferro. Dopo magari entriamo nella parte tecnica, esatto, e spiegheremo anche poi quelli che sono gli accessori, no, che servono per il tiro con le freccette.
Allora, grazie per il momento, Bene. Chiaramente. Allora, tu hai già anticipato, e qui abbiamo il massimo esponente perché dell'Open Art Italia, che è Gianluca Conese, che è il presidente proprio dell'Open Art Italia. Buonasera. Buonasera, grazie all'invito. Allora, so che ci diamo del tu, abbiamo detto, giusto? Grazie. Grazie. Così almeno anche per me. Grazie Gianluca. Allora, so che tu hai abbinato l'utile al dilettevole, nel senso, sei venuto qua in Umbria per passare le vacanze pasquali. Ma questo te l'avevo detto in confidenza. Hai visto? Lo so, ma vedi, ma io adesso lo dico, no? Così almeno, vabbè, ma mia c'è niente male, volevo dire. Vieni come turista, ma sei venuto anche come presidente dell'Open Art Italia. Esatto, quindi volevo dire, duplice veste. Insomma, in triplice, anche per lavoro. Dai. Anche per lavoro. Beh, ce ne mancherebbe altro. Allora, Open Art Italia. Vogliamo spiegare ai nostri amici telespettatori questa, diciamo, federazione a tutti gli effetti, no? Dico bene? Come nasce? Non siamo riconosciuti, o non ancora, ma nasce nel 2004. Io uscivo da delle esperienze. All'epoca era esploso questo gioco. E all'epoca era veramente ancora un gioco, c'erano tantissime federazioni, associazioni sportive, diciamo. E io lavoravo per una piccolissima che poi mi sono ritrovato, mi hanno praticamente coinvolto perché avevano bisogno di qualcuno che li portasse avanti il progetto, mi sono ritrovato in questa società, dal quale sono fondatore anch'io alla fine, del quale sono anch'io un fondatore, certo. Nel 2004 siamo partiti da Friuli e piano piano siamo arrivati in 16 regioni. Addirittura, tra cui l'Umbria. Tra cui l'Umbria. Ben rappresentata. Molto ben rappresentata. Siamo sicuri, eh? No, adesso lei lo sa, gli ho anche detto in privato. Per me è stata una rivelazione, veramente brava, perché all'inizio quando gli ho chiesto, anzi, veramente gliel'ho quasi imposto all'inizio. È un'imposizione. No, gli ho chiesto l'aiuto iniziale, perché, una storia che non successe, e gli ho chiesto e poi invece si è rivelata, e lei lo sa. Vincente, sì. Con tutto il suo staff, no? Perché sta facendo un bel lavoro. Io ho avuto l'illuminazione quest'estate, a luglio, quando abbiamo fatto le finali qua, gli ho detto, sono rimasto molto sorpreso dalla sua precisione, la sua organizzazione anche, no Gianluca? Sì, veramente. Cioè, io avevo già visto durante l'arma, lì alle finali. Ah, bene, vedi. L'ho vista veramente bravissima. Ma l'ho vista come ha preparato questa trasmissione. Lei no, è così. Da qui che vuole rinasce, no? Sì. E come avete potuto capire, Gianluca è del sud. Udine. Io sono nato a Zurigo, ancora più a sud. Bella città, Sì, Udine, sì. È vero, no? Bevagna però ha la sua tradizione, il suo fascino. Possiamo dirlo che io stavo cercando di comprare casa. Ah sì? Allora, sindaco, ha capito, sindaco, ci avrà, oltre che una persona in più, probabilmente anche un elettore, chissà, in più. E un voto, sa, non guasta mai, anzi, potrebbe aiutare. È vero, può spostare. Può spostarli. Sindaco, quindi, però il fatto che è sceso a Bevagna, mi piace tantissimo. Vede? Sono rimasto innamorato. Ha visto? Ecco, questo mi fa davvero molto piacere. Potremmo fare uno scambio tra il sindaco di Udine e quello di Bevagna, una collaborazione, lei che dice? Si può fare, perché no? Certo. Giusto? Se fai tu portavoce Gianluca. No, volentieri. Un impegno, Gravoso impegno, ma si prova. Ci provi, dai, va bene. Non mi tiro indietro. Non ti tiri indietro. Bene, adesso entriamo sempre di più nel discorso delle freccette, sindaco, perché vi ha parlato di atleti, campioni, pluricampioni, c'è di tutto di più stasera. E ne parliamo con Stefano Tomassetti, pluricampione nazionale della squadra Black Bull di Perugia. Esatto. Oh, Perugia, a tutti. Rappresenti Perugia. Faccio un po'. Fai un po'? Sono abruzzese, vivo nelle Marche, gioco in Umbria. Ah, beh, ho capito, stasera c'è un po' di tutto. Non ci facciamo mancare niente. E come mai sei venuto, qui in Umbria, a Perugia, facendo parte della squadra di Black Bull? Come l'hai conosciuto? Funziona sempre il gioco delle freccette, gira un po' intorno all'amicizia, Sì. Quindi per via di amicizia con dei ragazzi di Perugia ho deciso di giocare, sono un po' d'anni che gioco nella squadra del Black Bull, quindi poi con l'amicizia con Talita che invece è molto più radicata, ci conosciamo da quando è iniziato. Addirittura? Sì, era piccolina. Senti Stefano, pluricampione nazionale. Qualcosa, non ho vinto come Talita, ma qualcosetta l'ho vinta anch'io. Sì? Sì, anche il tuo curriculum è interessante a livello sportivo come atleta.
Sì, sono stato diverse volte campione italiano di singolo, di doppio, a squadre. Addirittura? Sì, sì. Ecco. Bene, diverse bene. Discipline. Un'altra gara europea è importante. Come? Non hai vinto una gara? Dice, vinto una gara... In, allora, in Open Dart sono stato campione italiano a squadre. Vai, dirlo, mica una squadra di Trieste, perché lavoravo a Trieste. A Freccetta anche a livello... FGF hai giocato anche in Grecia, no? In FGF sono stato il primo a vincere un internazionale in Grecia. Vedi, molto quindi, importante. Volevo dire. Vabbè, ma mica c'è solo la squadra di Black Bull. Adesso aspetta che... Adesso passiamo anche di qua, che ce l'abbiamo anche di qua i campioni. Allora, e passiamo a Michele Costantini, va bene? Che è giocatore della squadra Idardi, giusto? Buonasera. Perfetto. A tutti, sì. Campione interregionale 2023 Serie A e vice campione nazionale 2024 Serie A insieme a Federico Pagliocchini. Sì. Allora, buonasera, adesso siete in due, cioè avete il microfono, non lo litigate, chi vuol parlare prima? Via. Allora, abbiamo parlato di Black Bull e qui andiamo ai Dardi. Sì. Vi siete mai scontrati in finale? Ah, siamo rivali storici. E com'è andata? L'ultima competizione l'abbiamo vinta noi. Sì. È stata una finale bellissima a Bevagna. Sì, a Bevagna proprio? A Bevagna, ah, sì. Capito. E diciamo che era... abbiamo il video, Talita? Sì. Ah sì, così, allora, mentre noi parliamo, poi il nostro regista, che è molto bravo, monterà il video, no? Della finale a Bevagna, interregionale centro, vero? Sì. Allora, è vinto voi? Abbiamo vinto noi, è stata una partita veramente emozionante perché eravamo indietro. Sì. E poi a un certo punto è iniziata la rimonta e piano piano... ce l'abbiamo fatta a vincere, sì, a vincere il titolo. Ma sì. Scusa, io te lo chiedo adesso a titolo, ti ripeto, io non mi occupo di freccette, ma voglio capire bene, ma singolarmente, individualmente o a coppie? Come... Allora, la squadra cioè si gioca in 4 sì. contro 4, sì. e ogni giocatore deve disputare 4 singoli, quindi, okay. e ci sono 4 doppi, quindi in totale sono 20 partite. Oh. A 11 si vince, diciamo. Ah, ecco, cioè il massimo, ecco, il sì. punteggio massimo è 11. No, il punteggio massimo è 20, 20, però, 20 però 11 sì, in finale a 11 vinto. La finale già, ho sì, capito. Sì. E quindi voi siete arrivati a 11, siete stati più... Noi eravamo indietro tipo 8-2, 8-3 e poi chi è stato bravo a recuperare questo svantaggio? Chi è stato? Diciamo che c'è stato anche un pizzico di fortuna, perché sì? quando stai lì poi sì. Modesto. Un sì? po' tutto. È vero Stefano? Ci hanno avuto fortuna? Io dico sempre che in questo gioco la fortuna ce n'è poca. Ce n'è poca, vero? Sono stati bravi a recuperarci. Ci vuole la tecnica. Ci vuole tanta testa. La testa. Concentrazione, sì, sì. Stefano. Sì. Come dicono gli inglesi, questo gioco, questo sport. Self-control. No, è 80% una questione di testa e 20% una questione mentale. Sì, sì. Certo, chiaro, chiaro. E poi bisogna anche un attimo saper gestire le emozioni, sì, va bene? Perché le emozioni possono portare magari anche a commettere degli errori, no? Federico? È vero che sei qua, come no? Ecco. Buonasera a tutti. Sì. Come anche tu allora? Bel medagliere direi, no? Ma sì, ci divertiamo, dai. Ma come è nata sta passione? Ve lo posso chiedere? Delle freccette? Allora, penso che come a tutti, a me è nata al bar con gli amici, visto? Per fare qualcosa la sera. Poi piano piano prendi consapevolezza di poter fare qualche risultato e di poter... toglie qualche soddisfazione, cambi squadre, cambi amici e poi trovi la chimica giusta con la squadra giusta, che poi siamo diventati anche amici nella vita, ovviamente. Bravo. E quella è la cosa molto importante, la più importante di tutti. Bravo. Io infatti ho scritto, Federico, tra le tante cose, e Talita lo sa, che le freccette, come penso anche tutti gli sport, però in questo caso parliamo di freccette, serve anche per fare amicizia, c'è anche il rispetto verso l'avversario, concentrazione, educazione, giusto, tutte emozioni, tutte queste cose, no? Quindi io ti dico, ma i Dardi, ecco, l'avete scoperto, sì, l'avete fatta voi, questa scuola l'avete fondata voi o già... No, già esisteva. Già esisteva, da molto tempo. Ok, perfetto. Era già nel boom, diciamo, delle freccette, anni 2000, 2004, 2005, penso, già andava forte. Io, ma con voi hanno fatto il salto di qualità. Ma vabbè, dopo tanti anni, ci vogliono tanti anni per... ho capito, ma campione interregionale 2023 Serie A, vice campioni nazionali 2024 la Serie A, non lo so io, sì, ma penso che è una bella soddisfazione. Bella soddisfazione. Sì. Molto. Ma quante, vi posso chiedere quante ore vi allenate o durante, non lo so, come funziona l'allenamento? Allora, l'allenamento funziona che chi ha possibilità a casa si allena come può, quanto può.
se no una sera, due a settimana ci ritroviamo al Circolo di Dardi. E dove ce l'avete, scusate, dove è il circolo? A Borroni, Foligno. A Foligno, sì. Ok, perfetto. E quanti siete lì? Quanti? Siamo 9 in squadra. 9? 9? 8. Vabbè, 8 non insomma, comunque ecco, partecipate squadra. Tutti quanti. Sì, qualcuno ovviamente nei limiti degli impegni. Certo, anche la possibilità di allenarsi, ho visto. Certo, vabbè, questo quando lo fate? La sera però, credo, la sera, no? La sera dopo cena. Perfetto, mi raccomando, non bevete troppo vino perché dopo le freccette, no, sennò prendono un non indirizzo un po'. Stefano, allora, invece la squadra dei Black Bull, com'è? Allora, con la squadra dei Black Bull, pure noi siamo stati vice campioni italiani di Serie A nel 2019, perché poi qualche anno sono mancato, sono rientrato, il primo anno che sono rientrato abbiamo fatto la finale nazionale e siamo stati campioni regionali un paio d'anni fa, sempre in finale con loro, perché tanto alla sempre fine con loro si dà le botte alla fine. sì. Ma posso dire che in Umbria c'è forse uno dei gironi di Serie A più duri che ci sono in Italia, secondo me. 9 squadre, belle, cioè non è un campionato facile da affrontare. Ci credo. Tu ti alleni però, scusa, mi hai detto che sei Abruzzo, sei Mario Marche, vieni in Umbria. Dove ti alleni? Ma io ormai che sono un po' un veterano, perché sono 28 anni che gioco a Frecce. Ah sì? Sì, ne ho 44, quindi gioco però da un scusa, po'. Io adesso questa è una domanda che ti faccio, che è un dubbio che mi sorge, ma sì. Se tu fai parte della squadra del Black Bull di Perugia ci vuole un certo affiatamento tra voi, quindi vi certo. Dovrete anche, cioè dovrai venire tu ad allenarti, penso, no? Ma io ormai ho sviluppato il mio metodo, quindi punto tutto sulla qualità, mai sulla quantità. Quindi quando ho qualche gara, qualche torneo importante, cerco di dedicare quei 20 minuti, mezz'ora ogni giorno, facendolo però concentrato al massimo. Certo. La qualità mi permette poi di riportarmelo in gara. Certo. E poi vabbè, anche noi abbiamo un bello affiatamento, siamo una bella squadra di amici, anche se abitiamo un po' tutti lontani, riusciamo sempre a mantenete trovarci. Mantenete sempre questo contatto. Sì, no? Anche via, grazie ai social, WhatsApp, comunque ci si sente quasi giornalmente. Bene, bene, perfetto. Allora, Sindaco, abbiamo il primo stacco pubblicitario, dopo ritorniamo in diretta con lei, perché so che poi lei ci deve lasciare, che c'ha altri impegni istituzionali, ma è comprensibile, no? Perché in Sindaco mica c'è solo la trasmissione. Soprattutto non smette mai, come vede anche in orari impossibili, vero, siamo impegnati. È vero. Vabbè, ma dato qui a Bevagna non si vota, quindi voi state tranquilli fino al 2026, mi sembra? Tranquillissimi fino al 2026. Bene, appunto, perfetto, quindi noi votiamo a Perugia, noi ci abbiamo da fare Perugia adesso. Vabbè, vedremo, via. Allora, spazio alla regia, linea alla regia, per un brevissimo stacco pubblicitario. Benvenuti nel mondo di UniWeb Campus, la rete all'avanguardia delle università digitali. Nel cuore di Bastia ti aspetta la nuova sede, uno spazio moderno dove l'apprendimento prende vita. I nostri tutor esperti saranno al tuo fianco. Nel campus di Bastia, sede esami di 3 prestigiosi atenei digitali, UniPegaso, UniMercatorum e UniSan Raffaele, insieme alla Coding Factory Aulab, troverai una gamma completa di opportunità formative, con ben 72 corsi di laurea e oltre 100 master. Un supporto costante verso il traguardo del successo, la tua laurea. UniWeb Campus è il trampolino verso il futuro che meriti. Iscriviti oggi e rendi realtà il tuo sogno accademico. Bene, eccoci ritornati in diretta e allora proseguiamo questa serata dedicata alle freccette. Allora Gianluca, io ho detto prima che le freccette, no, è un sinonimo di tutto, amicizia, rispetto, educazione, riconosciuta disciplina sportiva, aggiungo io.
Io ho scritto che necessita di una grande preparazione, gioco e passione in un vero sport e riuscire anche a trattenere, l'abbiamo detto prima, le proprie emozioni. Esatto. È questo? Possiamo Ma dire Stefano che... ha detto prima una cosa giusta. E una volta allora l'allenamento è fondamentale, però la testa va anche, va allenata. Cioè se uno si mette tutto il giorno a giocare, il braccio va in automatico, però poi è la testa che ti frena. È come... nel tennis che usano il termine ti viene il braccino corto, no? Certo. E qui è la stessa identica cosa, quando noi siamo la chiusura, se inizi a pensare guai se la sbaglio, è il momento che la sbagli, perché la testa fa tutto. Cioè io ho giocato tantissimi, giocherei in teoria ancora, però mi lascio in riserva, si vede che non sono più tanto bravo. E contro i dardi la mia squadra ha perso in semifinale perché non mi hanno fatto giocare. Ma sì? Subito, subito la scusa. La polemica. No, subito la scusa, capito Michele e Federico? No, sono stati bravissimi. No, io ormai sono simpatizzante, io sono iscritto alla squadra, mi fanno giocare soltanto quando il risultato è compromesso o acquisito. Quindi ormai sono un ex giocatore, tutti gli effetti. Gianluca, quando vieni in Umbria non ce n'è per nessuno, quindi mi dispiace, ma no, Talita, presidente, devi rassegnare, volevo dire, non è che... No, è una passione che non passa. No, quello no, ti devi rassegnare alle sconfitte, quando incontri Dardi. Poi, non so se poi Black Bull le incontrerai, ma volevo dire, questi sono forti, l'hai capito da solo. A maggio abbiamo la rivincita, dai. Sì? Sì. Vabbè, ci saranno altri eventi, no? Talita, parliamo di questi eventi, allora... Il campionato regionale di centro si è svolto a Bevagna, poi ce l'abbiamo, aspetta, che ci abbiamo? Ci abbiamo Arezzo, la finale nazionale, presidente, sì. Questo è importante. Sì. C'è stata già? Allora, quest'anno siamo in anno, dico una cosa veloce, sì. Solitamente la finale nazionale veniva fatta a gennaio, che era la finale del campionato che partiva a settembre. Quest'anno l'abbiamo girata per vari motivi. Quindi quest'anno per l'unica volta e l'anno zero ci saranno due finali nazionali, quella a gennaio e poi si riparte con la finale a maggio. Ok. Ecco, e quindi perfetto. Poi ci sarà 2025 un'altra finale perfetto, a perfetto. Gennaio invece sarà una finale interregionale perfetto. Come è stata l'anno scorso. Poi invece Talita e Stefano, se non sbaglio ce n'è stata una tappa, se non sbaglio, selezionata a Caorle. Sì. Dico bene? Sì. Ne vogliamo parlare, cioè abbiamo i video e poi facciamo vedere. Posso parlarne io? Quest'anno abbiamo fatto la gara di selezione per la nazionale ODF su a Caorle. Talita si è qualificata stranamente. Ah, tanto per cambiare. Ma lei tanto sì. Per cambiare. Partendo poi da perdenti, perde il primo turno e poi adesso lo vinco. Ah, sì? Vinto, sì. C'ho sto viziaccio purtroppo. Io ero andato un po' così, non preparatissimo, ho fatto una finale dei tornei che erano a disposizione, l'ho persa con un bravo giocatore del Veneto, però è stata una bella manifestazione. So che ci sarà un'altra occasione alle prossime finali Arezzo, mi sembra. Del finale, sì. Sì. Quindi ci riproveremo. Ah beh, quindi vedi. Il 31 maggio sarà l'occasione per gli ultimi. Allora, io mi sono segnato alcune cose e poi correggetemi Gianluca. Allora, finali regionali e singoli in varie regioni da venerdì 17 maggio a domenica 19 maggio 2024? È possibile? Non ho capito. Finali regionali e singoli, ci sono delle... Sì, ogni regione poi okay, fa poi al weekend lì sono sui siti. Perfetto. Poi c'è la qualifica per la nazionale italiana da venerdì 31 maggio. Sì, è quella lì che parlavamo prima. Perfetto. Sì, esatto, sì. Poi c'è la finale nazionale di questa esatto, squadra di abbiamo Arezzo, detto. Sì. Ma poi qui, scusa, c'è una finale Champions Summer Cricket 2024? Ma che sì, c'entra? Praticamente e che c'entra con la, scusa, le... No, è sempre, noi la chiamiamo Champions perché Summer e sì? Cricket perché erano tre tornei che tutte le regioni organizzavano per sé e avevano tutto un nome, no? Allora abbiamo unito questi tre nomi, Champions Summer Cricket o Summer Champions Cricket. Ah, ecco, perché sono quindi, il cricket, dico, con le freccette. No, il cricket è una disciplina. È una disciplina. No, è proprio un gioco, no? Invece del 501 scalare, cricket parte da sei numeri, parte dal 15 al 20 più il centro. Allora, il cricket si gioca il 20, dal 15, 16, 17, 18, 19... E il 20 vanno chiusi prima dell'avversario o caricati i punti. Adesso da spiegare così okay. Può sembrare tanto difficile, però è più che altro difficile farlo. Oh, ecco. Ah, ho capito. Questo è il cricket. Questo è il gioco del cricket e quest'estate giocheremo con appunto questa disciplina. Io pensavo invece alle solite freccette, quelle tradizionali, normali. Invece ci divertiamo a complicarci la vita. A complicarvi la vita. Beh, certo. Sì. Oh, poi c'è finali regionali singole del Dart Master, questo è il 2025, no? Sì, sì, è un prossimo. Ok.
Poi c'è quella squadra, sempre, vabbè, 2025. Sì, Dark Master è il nostro singolo. Ah, certo, il vostro singolo. Sì. Oh, voi siete chiaramente una federazione affiliata all'Oxen. Sì, all'Oxen, questo da sempre, da subito. Ecco, specifichiamolo perché se no, altrimenti sembra che, no? Sì. Ascolta, Talita, allora, mi fai capire però anche a te, per una donna, per una ragazza, come ti è nata sta passione per le freccette? Allora, all'improvviso, com'è? Sì. Ho iniziato con una squadra qui a Bevagna che eravamo tutti amici e ci così portavo, per gioco, per così divertimento. Per divertimento. Poi, diciamo così, ho scoperto di avere anche un po' di talento in questo sport e ho vinto il mio primo campionato italiano che mi ha permesso di andare, di rappresentare l'Italia in, non mi ricordo dove, in Svizzera. E quindi da lì poi è nata questa passione. Per le donne non è semplice questo sport perché è prettamente maschile, beh, almeno infatti, così dicono. Come è nata questa passione? Invece diciamo che io sono fortunata perché ho anche una squadra che mi permette di giocare titolare e non è per tutte le donne così. E io cerco sempre di portare, diciamo, le donne in alto in questo sport e mi batto spesso per questo e ho scritto anche degli articoli per Freccette Italia che è un, diciamo che per le freccette sta facendo proprio una promozione e molto importante perché è proprio Freccette Italia fa proprio questo, in tutti gli eventi è presente e diffonde sui vari canali social questo sport, manda in onda anche le finali, è stato anche qui a Bevagna e ci sarà anche ad Arezzo. Sì, esatto. E come dicevo, per le donne non è semplice perché per alcuni maschi, diciamo così, siamo inferiori in questo sport. Mettiamola così. Così la pensano. Così la pensano. Così la pensano. Però dopo... come Open Dart abbiamo comunque investito tanto, penso Talita lo può dire. Sì. Abbiamo fatto i gironi femminili alle finali. Beh. Abbiamo fatto il campionato anche di singolo femminile. Perché è un gioco che sta prendendo piede anche in mezzo alle, ragazze, alle donne. Infatti speriamo di riuscire ad avere qualche tesserata in più per riuscire a iniziare a fare le categorie femminili, no? Cosa che ci manca ancora perché attualmente c'è solo la categoria unica femminile, mentre per i maschi abbiamo A, B e C. Certo, vedi? Certo. E abbiamo delle ragazze come Talita che debatte tanti in Serie A. Vedi, batte anche gli uomini. Ma tanti, no? Sindaco, certo che è bello onore essere rappresentati, no? Da una concittadina di Bevagna a livello nazionale, che dici? Sì. Alto il nome di Bevagna? Sicuramente, non solo, ma appunto andando non solo nelle città italiane, ma anche all'estero, sentivo prima in Svizzera, ma poi è andata anche in tante altre parti del mondo, poi ce lo racconterà, ogni tanto mi manda i messaggi scrivendo dove si trova e che cosa sta facendo in questi punti lontani del mondo. Ecco, per noi che siamo qui a Bevagna significa appunto far circolare il nome della nostra città in posti veramente che non immaginavamo poter raggiungere. Talita ce lo permette, quindi per noi è un onore, grazie di questo. Io l'ho ringraziata in vario modo e continuerò sempre a farlo. Fra l'altro è stata una delle prime che è stata premiata, perché noi solitamente il mese di dicembre facciamo gli auguri ai nostri concittadini e riconosciamo i talenti locali. Ah, premiate quindi i talenti. Sì, okay. E appunto fra i premiati proprio del primo anno c'era Talita. Non a caso, insomma, c'era lei e siamo stati contenti proprio di riconoscere la sua bravura, il fatto che rappresenti Bevagna, ma soprattutto, come dicevate prima, comunque che è una ragazza, quindi anche questo ha il suo valore per sconfiggere e superare i pregiudizi che ancora sono tanti, no? E il fatto che lei dimostri abilità, professionalità, serietà, sicuramente vuol dire che le donne possono raggiungere quello che desiderano fare. L'importante è che abbiano lo spazio necessario. A volte, devo dire, ce lo dobbiamo anche conquistare. Bravo, insomma. Bravo, ha detto bene. Assessore, allora, ha visto, abbiamo una campionessa che le può essere di supporto, no, nel mondo dello sport, che abbiamo detto è uno sport molteplice, che non racchiude tante discipline sportive, no? Lei giustamente ha ricordato
non solo il calcio, perché Bevagna lo conosco, io sono amante del calcio, quindi so che tradizione esatto a calcistica al Bevagna, no? Però ecco, in questo caso qui avere un rappresentante che porta una disciplina sportiva, diciamo, fino a qualche tempo fa poco conosciuta, sì, perché è la verità, no? Che poi se notate sulle serie TV, nei film, non avete mai visto che nelle case, ovunque, di arredamento c'è sempre noi lo chiamiamo bull, ma un target. Quindi sì, no, è anche questo un merito, no? Confermo le parole del sindaco, effettivamente Talita è una professionista nel suo campo, ma ecco, prima di tutto è un'amica. E come si diceva prima, effettivamente lo sport deve essere anche questo, no? Quindi la competizione, che poi si deve trasformare anche fuori dal campo in amicizia, certo, perché certo, è il vero motore poi, no? L'abbiamo detto, uno dei principi è l'amicizia, dell'attività, anche nel gioco delle freccette, no? Ma è iniziato così. Sì, da qui ho notato una giunta abbastanza giovane, si investe sui giovani, vero? Sì, sarà che io ho sempre fatto l'insegnante e ho sempre avuto un ottimo rapporto con i miei studenti. Credo che i giovani siano veramente il nostro futuro, ma non lo dobbiamo dire solo a parole, bisogna dare loro lo spazio necessario per formarsi e poi per tirar fuori le tante idee e le energie che hanno. E quindi insomma, nell'amministrazione di Bevagna fortunatamente ci sono tanti giovani, e quindi questo è un grande piacere per me, perché significa confrontarmi con idee nuove, appunto una politica che non è ancorata a un vecchio modo di fare, piuttosto una politica che pensa al domani, al futuro, e ha una visione diversa del mondo. Bravo. E questo grazie ai giovani. Sicuramente. Assessore, ascolta il sindaco. Aggiungo, ecco, che dietro ai giovani ci vogliono però degli ottimi leader che hanno, certo, no, da aprire a noi giovani, appunto. Certo. E la seconda sbiolinata. Dai. No, in tutti i campi. Però ha ragione l'assessore, perché giustamente. Però c'è anche da quest'altra parte un sindaco che, oltre a essere bravo, come lei ha anticipato, è anche bravo ad ascoltare eventuali, no, vostre considerazioni, no, consigli, perché no? Giusto perché così, no? Volevo dire. Tali, assessore numero due allo sport, perché il primo è lui, quindi non si sfugge. Il secondo adesso vedremo un attimo. Ma perché non te candidi a Bevagna, visto che, no? Sei conosciuta, sei ormai, no? Mi sono candidata. Ah, allora, sì, visto? Io lo sapevo questo. Sempre grande, grazie all'opportunità del sindaco, mi ha fatto questa proposta, che per me è stata un'esperienza importante, perché sono una persona ansiosa e mi hanno fatto parlare in pubblico e ho pianto tutte le volte. E che, allora, questo, il fatto che ti sei emozionato, perché chiaramente chi prova emozioni riesce a trasmettere, no, agli altri, che vuol dire? Com'è andata? No, io non sono entrata in consiglio comunale, però sono stata contenta delle. Però anche loro ascoltano quello che magari può venire fuori, no? Da una persona, non solo cittadina, ma anche da un atleta, no? Che bene sta rappresentando, l'abbiamo detto già, a Bevagna. Quindi volevo dire. Allora, ripassiamo ai nostri atleti, poi vi faccio una domanda che ci dovete lasciare. Allora, Michele, Federico, che dire? Continuiamo con queste freccette, perché, no, volevo dire, ormai, no? Siamo qui apposta. Siete qui apposta, la passione per le freccette è quella. Continuiamo con le cose. Oh, ma siccome c'è il presidente qui nazionale, no? Che gli volete chiedere qualcosa? No, i soldi che non ci sono, già ve lo dico. I soldi non ci sono, quindi. Allora. Ho capito, il materiale, che ne so, che mi serve? Giusto? Che serve per le freccette? Che serve? Ma serve. Più che altro la passione, il materiale alla fine. Ah sì? Sì, sì. Allora, presidente, di qua risparmiamo, non c'è bisogno di. La passione muove tutto. Hai visto, l'Umbria la fa risparmiare. Servirebbero dei sponsor per le squadre, questo sì. Vedi, questo l'ho sempre detto. Bravo. Voi ce l'avete lo sponsor? Senza fare. Ce l'avete? Qualcuno. Quest'anno qualcosa si sta muovendo. Una mano ve la danno? Sì, stiamo cercando degli sponsor. È chiaro, non è facile. So, qualcosina stiamo trovando, sì. Certo. Magari per il calcio è molto più semplice, per le freccette sì, c'è qualche difficoltà. Anche perché durante l'anno ci stanno vari tornei, varie tappe nazionali, vari eventi, e sembra, ma le spese sono tante. Ci credo, perché quelle le sostenete voi, cioè diciamo sì, l'associazione vostra, no? Però singolarmente siete voi che. Sì. Quindi diciamo che finanziamo tutto, è tutto autofinanziato.
ci dà un sostegno il circolo dove giochiamo, il circolo di Dardi, di Borroni, di Foligno. Di Foligno, certo. Sì. Mi mette a disposizione la struttura, diciamo. Mette a disposizione la struttura, ci dà una mano e per quello che può fare. E per il resto è tutto a spese nostre. Ci credo. Stefano, cioè anche tu che fai da girovapo di qua, di là, Sì, sì, io ormai 30 anni che giro passione, anche troppo. Vedi la passione che cosa fa però, Sì, mi ricordo all'inizio per i miei genitori era una spesa molto... Devo andare lì, devo andare lì qua, finché non ho iniziato a lavorare. Quindi... Chiaro. E certo, anche per... E talita. È dura, so, giustamente capisco, non è facile, è come tutte le cose, le trasferte, è come tutte le cose, Gianluca, anche noi, visto anche la trasmissione, se non c'è il supporto, l'aiuto di qualcuno che crede, e fortunatamente queste sono varie discipline sportive, quindi devo dire che un supporto, l'hanno capito, ce l'abbiamo, insomma. Allora, signor Sindaco, visto che lei ci deve lasciare insieme al suo prezioso assessore, va bene? Vogliamo fare un saluto? Vogliamo ringraziare qualcosa? Ci vogliamo dire a Bevagna quando? Per le gaite? Allora, intanto io ringrazio voi per aver scelto Bevagna, ringrazio in modo particolare Talita per averci proposto questa intervista, e devo dire che è stata particolarmente piacevole, grazie anche al presentatore. Grazie. Allora, l'incontro a Bevagna è un appuntamento a cui teniamo in modo particolare, cioè la primavera medievale dal 24 di aprile, ma soprattutto abbiamo il mercato delle gaide alla fine del mese di giugno. Esatto. Quindi vi aspetto a Bevagna per immergervi in un'atmosfera medievale. Bravo. Che assolutamente è unica, e soprattutto grazie anche a quello che è l'ambiente, quindi i monumenti storici medievali che ci fanno vivere completamente il Medioevo, oltre devo dire alle botteghe. Le botteghe medievali sono il nostro fiore all'occhiello, no? Ci sono i volontari, che voglio ringraziare, colgo l'occasione per farlo, perché sono gli animatori di questa festa, tengono in vita le nostre botteghe e realizzano dei prodotti in maniera artigianale, utilizzando anche gli arnesi antichi, e quindi loro sono in grado di fare le candele, il doplero in modo particolare, poi i fogli di carta bambagina, e lavorano il cuoio e fanno le vetrate, soffiano il vetro, lavorano la canapa, quindi delle cose straordinarie. Tant'è vero che, e questa è un'informazione che voglio dare e ci tengo in modo particolare, Bevagna, oltre ad avere il turismo classico, ha anche un turismo didattico, perché le insegnanti scelgono questa nostra città proprio per visitare le botteghe medievali e fare insieme ai volontari i laboratori, perché appunto si apprendono ancora meglio quelle che sono le nozioni che solitamente si studiano nei libri di storia. Quindi io vi aspetto a Bevagna, perché qui potrete godere sicuramente della storia, ma anche di buoni cibi e genuini, e di un'atmosfera che davvero è straordinaria. Grazie, grazie ancora, grazie a tutti. Grazie. Voi. Assessore, allora tocca a lei adesso, no? Beh, certo, un ringraziamento, mi unisco ai ringraziamenti, e a Talita ovviamente, che ci ha dato questa opportunità per aver scelto Bevagna come la sala della giunta per questo momento di sport, e un saluto da Bevagna, e a presto, arrivederci. Mi raccomando, Sindaco, la ZTL è aperta, però se no rischiamo una multa. In un paese turistico la ZTL deve essere chiusa, perché si deve poter passeggiare per Bevagna come in un bellissimo salotto. Gianlu, Francesco, bisogna lasciare le macchine fuori, no, perché sennò dopo chi la paga la multa? Capito? Il sindaco già ce l'ha detto, come funzionerà a giugno, quindi, ok? Allora, io invece volevo ringraziarvi, che la nostra regia prima, molto attenta e precisa, ma come lo è sempre stato, ci ha inquadrato questo stendardo con la scritta Bevagna. Perché? Perché Bevagna anticamente era chiamata Mefana dagli Etruschi, Mefana, e successivamente Bevagna invece dai Romani.
Sì. Dico bene, sindaco? Benissimo, è così. Ah, carissima, ho studiato bellissimo. Anche questa, la storia. Da lì, hai capito te? E stasera oltre le freccette... Ti può mettere due, Sì? Sì, beh, è stata un'ex, però vedi... No, è ancora insegnante. Ancora insegnante, però sì. Mi sembra che mi sono documentato bene, no? Perfetto. Allora, perfetto, eccola qui, Mevania, vedete, ottimo la nostra regia. Bene, grazie di cuore di nuovo al sindaco di Bevagna, grazie. All'assessore allo sport e alla cultura per averci ospitato in questa bellissima sala dove stiamo trasmettendo questa 29esima puntata della trasmissione Panorama Xen. E adesso, come promesso, vi libero, diamo la linea alla regia per il secondo e l'ultimo stacco pubblicitario. Benvenuti nel mondo di UniWeb Campus, la rete all'avanguardia delle università digitali. Nel cuore di Bastia ti aspetta la nuova sede, uno spazio moderno dove l'apprendimento prende vita. I nostri tutor esperti saranno al tuo fianco. Nel campus di Bastia, sede esami di tre prestigiosi atenei digitali, UniPegaso, UniMercatorum e UniSan Raffaele, insieme alla Coding Factory Aulab, troverai una gamma completa di opportunità formative, con ben 72 corsi di laurea e oltre 100 master. Un supporto costante verso il traguardo del successo, la tua laurea. UniWeb Campus è il trampolino verso il futuro che meriti. Iscriviti oggi e rendi realtà il tuo sogno accademico. Bene, eccoci qua di nuovo dalla sala Luigi Frappi di Bevagna, nel comune di Bevagna. E allora, entriamo un pochino più, se sei d'accordo Gianluca, esatto, sulla questione tecnica delle freccette, del gioco delle freccette, no? Come si gioca, vabbè, a parte i punti che purtroppo non abbiamo il bersaglio quello con, sì. Con i numeri, no? Diciamo che i numeri sono rimasti attaccati alla macchina. Sono rimasti attaccati alla macchina, vabbè dai, e poi... A quale distanza si possono tirare le freccette? Spieghiamo ai nostri amici allora, spettatori. La distanza è 2,37, la distanza dal centro lineare. 2,37. Esatto, invece la diagonale 2,93,4. Ok. E noi giochiamo principalmente, e tradizionalmente si gioca 501 a scalare. Poi la cosa si differenzia tra le categorie. In Serie A, quando io arrivo a, faccio un esempio, a 20 punti, io non posso tirare al 20 che è questo qua, non posso tirare qua perché in questo caso qui noi lo chiamiamo, noi ci sbagliamo, no? Abbiamo fatto un errore, io devo tirare al 10 doppio, e la disciplina double out si chiama, uscita doppia, e in Serie B giochiamo uscita doppia e tripla, quindi posso chiudere anche col triplo. Può sembrare un po' caotica, invece per i neofiti in Serie C, loro quando c'è il 20 e lampeggia al 20 possono tirare al 20. Oh. E come si gioca? Si gioca al 501, dicevo prima, bisogna giocare, vincere 2 su 3. Quello, due leg, perché un leg, due leg, e diventa un set. Nel nostro foglio gara 11 set, come ti ho detto prima, diventano i 3 punti del match. E da noi esiste anche il pareggio, l'1-1, il 2-1, la vincita, ah, ecco. Like. Però entriamo un po' troppo sul dettaglio. Sul dettaglio. Senti, Gero, scusa, ma un set ha una durata sua oppure prestabilita? No, o Diciamo 20 lanci al massimo. Ah, 20 lanci? Al massimo, cioè 20 turni, ecco. Quindi 60 lanci. Ah. 20 turni al massimo, ma solitamente diciamo che si può fare la perfezione in 9 frecce, che sarebbe 3 lanci. Però diciamo che io ho visto solo una volta, me personalmente sono riuscito solo a chiudere una volta con 10 frecce. 10? Sì. E beh già è un ottimo gran record, è successo una volta. Tu hai chiuso, Stefano? No, 10, ho sbagliato 4 volte il 9.
Sì. E invece di qua com'è andata? Voi? Michele, Federico? No, io massimo 11 frecce. 11? Tu? Io massimo 10. 10? Vabbè, comunque insomma, no, siamo... Tu Dalida invece? Io massimo 11. 11, eh? Mm. Però io mi chiedo, visto che sono chiaramente come su tutti gli sport delle regole no, da seguire, è chiaro che anche da parte vostra, degli atleti, di coloro che partecipano ai campionati vari, ci vuole anche una preparazione, conoscere bene no, le regole, no? Dico bene, eh? Ah, ma poi c'è sta un arbitro? C'è sta un arbitro, una giuria? Che no, ne so? Perché la macchina, ah, no? La macchina fa da arbitro. Ah, ecco, vedi, questo non lo sapevo. Cioè, nel nostro caso, nella nostra disciplina, sì. Poi c'è la disciplina, appunto. Cioè, praticamente è la macchina, tu lanci la freccetta, colpisci il numero quello che esatto. È, e la macchina ti attribuisce subito esatto. Il punteggio. Esatto. Ah, ecco, ecco, fa tutta la macchina. Fa tutta la macchina e i due capitani sono in questo caso i due responsabili della gara. Quindi c'è pericolo, Stefano, Talita, Michele, Federico, di contestazioni? Oh sì, o la macchina magari può andare in tilt. Sì, no, purtroppo ah, vedi? Sì. E a quel punto poi che si fa? A quel punto si rinizia? No. Dipende dai casi, o si chiama un responsabile ecco. Open Dart in questo caso e dopo si decide quel che fare. Quel che fare sì. Certo che beh, insomma, certo, no, le macchine, io nel mio caso dove ho le mie macchine, ma noi cerchiamo, e Talita lo sa, è molto brava, spingere, tenerle, non dico perfetto perché la perfezione non esiste nell'elettronica, però di tenerla a un buon punto. Poi se una volta ti sbagli... Cioè, a buon punto che vuol dire, Gianluca? Scusa, a revisionarle, guardarle sì, prima? Ogni okay. Caso vanno revisionate, perfetto. Vanno pulite, vanno... Questo assolutamente. Perfetto, ho capito. E, però può succedere che una volta ti conto un numero per un altro, ma lì c'è scritto sul regolamento che la macchina fa da arbitro, no? Quindi bisogna tenere buono quello. È chiaro, se la macchina continua a dare fisso quel problema lì, come dice il regolamento, si interrompe. Perché c'è un difetto della macchina. Esatto. In quel caso lì non, no. E viene però, sostituita. Sì, sostituito o chiamato il tecnico, o si continua su, come da loro i dardi hanno tre macchine, in quel caso lì continuano a giocare su un'altra macchina, perché si gioca su due macchine, campionato. Chi ne ha soltanto due, in quel caso lì finisce la serata su una, quindi vuol dire purtroppo che finisce molto tardi la notte. Certo. Perché certo. Un incontro invece di finire alle 11, 11 e mezza, può finire anche alle 1, 1 e mezza, 2. Adesso chiedo ai nostri atleti presenti stasera, ma come si tira con le freccette? Cioè, come tirare al meglio le freccette? C'è un modo? C'è... Beh, ci sarà, penso. No? L'impugnatura, non lo so. Ma com'è. Ognuno ha la sua. In genere, se... Facciamola vedere, guarda, aspetta, che inquadriamo. Io perlomeno tengo la freccia così. Cioè, si prende quasi, diciamo, non in cima, ma in fondo proprio, alla punta quasi. Proprio sul dardo. Tra il pollice... Sì, più o meno così. Così? Ognuno ha la sua, ovviamente. E poi devi stendere bene, ecco, devi... Stendi bene il braccio, restando più immobile possibile. Dopo ognuno ha il suo modo di tiro, ne ho visti molto strani e sì? Altri, e altri perfetti. Sì, sì. Cioè, in che modo, scusa? Cioè, che ne so, uno tipo tira così, oppure... Fa sopra così, addirittura? Ah, sì, anche sopra? Ah, sì? Sì, boh, non sono mai giocatore. Ma quindi non c'è una regola per tirare le freccette? La regola è quella, come ha detto lui. Se la regola più o meno è così. Sì, ho capito, ma se no si può fare anche in quell'altra maniera? Sì. Ah, ecco, non è che deve essere necessariamente in quella maniera no. L'impugnatura. Secondo me uno di voi si dovrebbe mettere di lato la telecamera, farsi vedere come... Sì, e tirarla magari se no, solo prendere Gianluca oppure Francesco. No, no, io pensavo proprio di lato qua facendo vedere proprio. Ma abbiamo il movimento. Ah, il movimento? Sì. Che ne so, tu, Stefano, dimmi. Lo vuoi fare? Vuoi provare questo movimento? Con la devo far vedere il movimento? Sì, sì, come no. Ce l'hai le freccette? Sì, ce l'ho. Guarda tu, c'ha la scatola, guarda come è attrezzato. Sì, ci abbiamo tutti quanti un po' la nostra... No, no, loro ce l'avevano in tasca, l'ho visto. Tu io la scatolina. No, ma ce l'hanno anche loro, è professionista. E sì, però perde. Questo è il merito della moglie. Poi le scatole che vuole. Vedi. Il microfono però. Da seduto? Falla vedere così, sì. Vediamo. L'impostazione generale sarebbe tenere in linea l'avambraccio, il gomito in linea con la spalla. Sì. E come dicono loro, ognuno ha la sua presa, quindi non, magari che la prende così, con tre dita, quattro dita, quello è individuale. E poi il movimento dovrebbe essere solo, come si dice,
polso e avambraccio, senza muovere la spalla. Senza muovere, quindi bisogna tenere quindi fermo la spalla. Il movimento generale è questo. E allungare l'avambraccio, quindi. Sì, e poi tirare. Di solito si tende a spingere il polso verso l'obiettivo che vogliamo centrare, perché non è un gioco di mira, come qualcuno potrebbe pensare, è un gioco di forza. Ah, ecco, vedi? Non abbiamo un mirino come... Io invece un... pensavo che anche la mira avesse la sua importanza. Ma anche io lo scoprirò stasera. Ah, vedi? Invece Stefano no, è la potenza con cui tiri. Sì, perché ci sono molti giocatori che per esempio non si mettono neanche in posizione, prendono le frecce e le lanciano. Quello è proprio la dimostrazione che è un gioco di forza. Siete d'accordo? Se uno ha un mirino, come non so, una carabina, spara e rimane fisso. Ma le freccette dal momento in cui partiamo così e tiriamo il braccio indietro già non abbiamo più nessun... riferimento, quindi è un gioco di forza. Michele, Federico, corretto? Cioè nel senso questo? Sì, io sono d'accordo. Siete d'accordo? Sì, Talita? Sì, sì. Sì, anche io sono d'accordo. È una questione di visualizzazione e poi di forza. Di forza, sì. Perché se tu cambi la forza sul braccio, la freccia ti arriva prima, più avanti, più su. Cambiando la forza cambia anche la direzione. Infatti un errore che spesso si riscontra è quando magari si deve tirare una parte... inferiore del bersaglio, sì. Alcuni giocatori che fanno? Si abbassano, no, la posizione rimane sempre la stessa, è soltanto la forza quella che cambia. E chiaramente il punto la macchina attribuisce se la freccetta si viene conficcata proprio dentro, no? Se Dante dovesse toccarle, cadere? Se ha toccato e ha contato... È contato, sì, è valido? Se la macchinetta ha contato il punteggio è valido. È valido, sì. Anche se la freccetta cade dal bersaglio, diciamo? Nel soft, sì. Ah, ecco. Ah, nel gioco, ecco, vedi? Esatto, se è la nostra disciplina, sì. Perfetto, quindi va bene, insomma, non è che... E una freccetta quanto può pesare, di solito, mediamente? Diciamo che nel soft dai 16 a 21 grammi, 22. 21 grammi, eh? Sì. Quindi, poi giocando invece a steel con le punte di ferro si arrivano a pesi maggiori. Ok, e voi quali utilizzate a seconda il peso? Il peso, sì. Io per esempio ho delle freccette da 20 grammi. 20 grammi? 20 grammi, sì. Tu invece? 20 anch'io. Tu Talita? Io 18. 18? 20 anch'io. 20, eh? 20 anch'io, sì. Oh, una domanda sorge spontanea, cioè quello, ma quanto costa giocare con le freccette, cioè praticamente ha un costo perché sono cioè roba di marca, presumo, se prendete roba no, di qualità. No, le freccette cioè, posso rispondere io? Sì, sì, le freccette si possono personalizzare, come stavo dicendo prima. Diciamo che il corpo 90% tungsteno può partire da 30 euro in su e arrivare a 200, giusto? Addirittura? Anche le Elysian è passato 500 euro. Sono rimasto fuori dal mercato. Sì? Boh, lì è il marco. C'è una freccia che è però, diciamo, una tiratura limitata. Che non, ah sì, le fanno, non sì, ci giocherebbe frecce. Ma, scusa, ho capito, ma se costano così c'è una differenza, devo dire. Cioè, ma come ha detto lui, sono da collezione. Infatti fanno una bella scatola. Perfetto. C'è il pazzo che ci gioca, mi ero dimenticato, anche conoscevo chi ci giocava con quelle frecce. Addirittura? Ah sì, beh, sì, ecco, sì. ecco. Non è che la porta per la gara che può darsi, no, non so, freccetta si può anche rompere. Si rompe? No. Succede. Succede. Sì. Sì, l'ho visto succedere. Un conto è una freccetta da 30 euro, un conto è una freccetta da... Ma non si gioca con quella 500 euro. Non si gioca. No, assicurate a vita, mi sembra. Sì, quindi è una fa il collezionista. Sono assicurate a vita quelle da 500 euro. Da 500? Sono assicurate a vita. Addirittura? Sì. Ah sì, non lo sapevo questo. Anche furto incendio? È vero, bravo, è certo, perché può succedere, c'ha ragione. Poi oltre a questo, oltre alle freccette, c'è l'abbigliamento, no? Vabbè, quello tanto sì, voglio dire, no, ma quello è il, quello è il minimo. Diciamo che hanno più costi allenarsi, uscire la sera, iniziano solo, i costi sono quelli lì effettivamente, se un giocatore esce tutte le sere, al di là delle monetine che inserisce nella macchina, che sono 50 centesimi a partita. Quanto? 50 centesimi. Ah, perché per fare allenamento c'è la macchina, dovete inserire... Sì. Sì. Da quei soldi lì escono i montepremi per le finali. Ah, ecco. Per tutto. Questa la sapevo, la sapevo. E lì è un po'. Vai, noi sul nostro sito, se ci viaggi, c'è scritto tutto. Le nostre iscrizioni escono il 100%, esce tutto. Poi, però, per mantenere la struttura in piedi c'è la tassa del noleggiatore, che sono appunto quei 50 centesimi dall'allenamento. Si va adesso sul politico tecnico. No, ma io per capire, perché mi piace, devo capire, anche i nostri amici che ci ascoltano. Quindi anche per allenamento esatto. Bisogna pagare, diciamo così, giusto? Sì.
Sennò... Hai pensato che no, ci fosse, che ne so, visto, fare allenamento, c'è a disposizione? No. Magari. Ah. Magari. Il classico allenamento che si fa di squadra al bar o al circolo o al club, hai un costo comunque. Un costo c'è. Poi ogni giocatore magari ha il suo bersaglio personale a casa che puoi acquistare su tanti negozi anche online. E lo fai, certo. E fai la parte di allenamento a casa. Certo, sempre però con la macchinetta? Sì, hai. I bersagli ci stanno sia elettronici che non elettronici. Voi di solito per allenamento utilizzate quelli elettronici, no? Presumo. O no? Io quelli tradizionali. Io a casa tradizionale, poi ovviamente al circolo quello elettronico. Anche perché quelli elettronici comunque la macchinetta è grande, in casa prende spazio, quindi... Ecco, vedi, c'è anche questo da dire. Sì. Quindi è il tradizionale, dai. Anch'io a casa sono montato con lo tradizionale. Tradizionale. Potrei portarmi a casa la macchinetta quante vuole, ma ho montato con lo tradizionale da sempre, da 20 anni. Ma anche perché è anche più comodo da collocare. Sì, un po' ti aiuta anche per i calcoli, per tante cose. L'ho smontato. Anche per smontare, certo. Diceva che a casa non c'è niente. Io a casa non c'ho niente. Niente? No. L'ho utilizzato solamente sotto Covid, perché per certo, giocare c'era brava, solamente... sotto Covid uno era costretto. Era costretto, troppo, sì, certo. A giocare, però poi l'ho smontato perché non lo utilizzavo più. Ho capito, certo. Vedi le differenze stasera? Che abbiamo. Vai. Due cose. Vai. La prima era appunto per quello che dicevo prima, le squadre hanno bisogno di sponsor, perché un giocatore a uscire oggigiorno, al di là delle monetine che stavamo parlando, ha comunque il costo di spostarsi, e quando esce 2-3 volte all'anno fuori regione, io ho visto post-Covid, visto che l'abbiamo appena nominato, gli alberghi raddoppiare i prezzi, certo. Perché noi quando andavamo nel 2020 gennaio ad Arezzo, e ho visto i conti proprio di recente, l'albergo costava 65 euro a persona, a noi dello staff scontato. Quest'anno a gennaio abbiamo pagato 111 euro a persona a notte, stiamo parlando di un raddoppio di prezzi. E quindi sì, i ragazzi hanno bisogno anche di aiuto da questo lato qua. Noi le finali siamo stati i primi, insieme a tutti quelli che poi sono confluiti nell'Open Dart, a promuovere le finali gratis. E noi tuttora siamo quelli che anche a livello regionale le facciamo gratis, e su questo penso siamo gli unici. E da sempre cerchiamo di andare incontro ai giocatori. Io nasco come giocatore, sono diventato presidente e fondatore dell'Open Dart perché sono stato coinvolto, perché era un giocatore all'epoca che comunque gestiva per conto di altri le gare, però ero comunque conosciuto come giocatore. Nel mio piccolo non ero forte come loro, non lo sono mai stato, però nel mio piccolo ero arrivato a un buon livello. E con questo sì, mi hanno coinvolto, quindi la federazione nasce da giocatori, cioè la federazione, sì, l'Open Dart. L'open dart, primo regolamento, ci tengo, mi piace tantissimo ripeterlo tante volte, che l'ho scritto in un bar insieme a 20 giocatori. Addirittura. Sì, sono messi lì. Sì. Quindi possiamo dire, Gianluca, che l'Open Dart non è che non vuole, non è nelle condizioni di poter aiutare chiaramente i singoli Open Dart regionali, no? O con contributi o con che, perché noi, non credo di aver capito questo. Sì, noi però, vedi, la nostra trasparenza, credo che siamo gli unici su tutti i sport, che noi sul nostro sito abbiamo sotto la rubrica circolari, c'è scritto quanto vinci nel girone, quanto premio va alle finali, e tu alle finali hai un foglio A4 che puoi richiedere, comunque sempre lì sul banco, che c'è scritto in Abruzzo sono entrati i tot soldi, e questo qui è il monte premi totale, una trasparenza totale, di questo ne sono orgoglioso. Certo. Questa cosa qui l'abbiamo decisa ancora 20 anni fa, insieme a ragazzi che hanno smesso, che sono diventati uomini, qualcuno anche è diventato nonno nel frattempo, però l'abbiamo scritto insieme a loro, e questa cosa mi piace mantenerla. No. Quindi i premi sono in denaro? Denaro. Sì, è stato regolarizzato, diciamo, definitivamente 1 luglio. Ma ci sarà un tetto massimo, credo, perché neanche uno può vincere. Perché adesso hanno messo appunto questa legge che un po' purtroppo ci ha penalizzato. Sì, la legge dello sport, quella di esatto, del 1 luglio dell'anno scorso. Sarebbe sì tante cose da dire. Sì. Non basterebbe. Esatto. Non possiamo andare a pubblicità. La trasmissione, sì, quello.
Quindi, ok, diciamo l'Oper d'Art, la Federazione Federation, si è evoluta in base anche alle esigenze dei vari territori, dico esatto, bene, perché esatto, voi raccogliete esatto. anche quelle che sono le esigenze delle varie regioni, esatto, ne fate un tesoro, ok, che poi trasmettete chiaramente anche, no? Anche sì, sì, parte. Ma tante cose sul regolamento sono cambiate con l'evento di regioni nuove, di giocatori nuovi. Mi hai detto siete presenti in 16 regioni, esatto, eh? Esatto. Beh, buon, direi, no? Un buon numero. Possiamo elencare quelle quattro che mancano. Ma come mai? Perché due sono isole. Vabbè, anche le isole potrebbero anche, no? Detto, ma perché... ci sono stati contatti in realtà, poi non è escluso, soprattutto con una, non è escluso. E invece le altre due che sono isole? Basilicata e Calabria. Che poi in Basilicata c'è tutto un discorso in piedi da un bel pezzo. Partirà. Ma lì c'hai il tuo referente, chiaramente, no? Sì, sì, un ragazzo, sì. Abbiamo anche, in verità abbiamo anche in Calabria un ASD che gestisce già delle gare, però sono ancora chiusi, diciamo, nella loro realtà. Però, vabbè, ne detta che parla. Comunque io credo che 16 regioni, oggigiorno per entrare nel CONI, l'interfederazione ufficiale, al di là dei riconoscimenti internazionali che devi avere, ti servono 11 regioni. Sport minori hanno 11 regioni, noi ne abbiamo 16, insomma, quindi noi siamo... Quindi è vista, è partita in sordina la cosa, piano, poi ha preso il via. Ma è partito veramente da un bar con dei giocatori, e mi piace ripeterlo all'infinito questo, ricordarlo, perché nasce dai giocatori l'open bar. Chiaro, poi le esigenze, quando diventi grande, perché siamo diventati sempre più grandi, chiaro, non puoi più accontentare tutti, certo, e poi non tutti, come anche questa cosa che ci è tenuto a ripetere, delle circolari, tanti, però nessuno poi va a leggere, ma questo è un altro discorso che conosciamo già. Cioè, c'è un qualcosa, Michele, Federico, Stefano, anche Talita, che vorreste chiedere al Presidente? Nel senso, no, a parte quello che, nel senso, io parlo come regolamento, oppure se avete dei consigli da dare, non so se qualcosa va rivisto, va riveduto, non so. Consiglio live, è molto interessante. Io, non è detto che vanno bene così le regole, così, va bene con la vostra coordinatrice regionale responsabile? Sì, Talita è bravissima. Allora. Tutto molto bene. Sì? No, a livello di regolamento secondo me è abbastanza fatto bene. Sì, si può migliorare. Si può migliorare, sì. Una cosa che a me piacerebbe personalmente è di iniziare a introdurre magari qualche torneo internazionale, se è possibile. Ah, ecco, cioè allargarlo. Cioè allargare. Sei pure andato in Slovenia tu proprio. Ti devi qualificare però. Invece qualcosa dice, di aperto a tutti. Lui dice aperto a tutti senza qualificazioni magari pre... Beh, quella settimana mi pare che comunque siano i tornei... Ci sono? Qualificati. Ci stavano, io perché non ho partecipato. Non sì, a parte i tornei ufficiali di quella nazionale, però sono tutti i tornei a cui uno può partecipare. Sì. Ah, c'è una settimana dove ci sono più tornei. Sì? E a parte gli ultimi due giorni che ci sono le nazionali che giocano, ma ci sono anche il torneo a squadre, c'è anche un torneo a squadre che è aperto a tutti, che ci si può iscrivere. Ci sono, quindi tu puoi fare la tua squadra lì. Sì. Esatto, sì. Puoi fare la tua squadra e non andare. È per tutte le regioni così, ah, però... Ecco. No. Però l'Umbria, questa L'Umbria caso, questo problema non ce l'ha. Si distingue come sempre. No, l'Umbria, veramente. L'Umbria è attiva, te l'ho detto io. Quando... e questa è sveglia la tua responsabile. È molto brava. Enorme. Mi sa che... Stiamo facendo troppi complimenti, speriamo che aiutino. Ma come no, che sempre per migliorare, certo. Non mica, ma è già perfetto. Però voglio dire, mi sembra che è abbastanza rodata la cosa qui in Umbria. I dardi vanno bene, i Blackpool, comunque problemino. Voglio rispondere a voi. I dardi ce l'hanno perché perdono. A livello internazionale io sono via quest'estate due volte. Perché prossimo anno ci saranno dei tornei, però faremo liberi per chi vuole andare su. Uno sarà in Turchia. Oh, bello. A Istanbul, e uno che vado a vedere personalmente quest'anno è tra Düsseldorf e Stoccarda o Colonia, se non ho capito. Vado a vederlo, che dovrebbe essere ogni anno intorno al 20 di luglio. Vado a vedere. Questi qua, purtroppo è morta col Covid la FEX, e la FEX era la gara era sempre a Porec, in italiano è Porec e Parenzo. E in Croazia. E purtroppo col Covid l'ennesima vittima. Beh, lo stile, ce ne stanno tanti di eventi
Sì. Invece per il soft è un po' più a livello nazionale. No, in verità ci sono tanti, solo che sono poco conosciuti. Ah, non li conosciamo noi. Anche noi stessi, tanto, cioè io questi due che ti ho appena nominato perché ho preso dei contatti l'anno scorso in Spagna con loro, okay. E quindi mi hanno mandato. Ad esempio, mese prossimo, se tu vuoi andare in Austria, devi passare per Udine, che okay, mi piace. Chiaro, beh, per forza. Vai su in Austria, sul lago il Wörthersee, lì a Klagenfurt, c'è un torneo. Bello. Che fanno un weekend di soft e il weekend dopo di steel. Sempre la stessa... Michele, mettete la parte... In tutta, a livello internazionale ci sono tanti tornei. Adesso se soft, troviamo anche gli sponsor... Mettete la parte i soldini. Non vi scandano in ferie, andate... No, andate in ferie... No, in ferie ci si va, dai, dopo le freccette verranno dopo. Che basta io che faccio le ferie. Prendiamo questo fine settimana come ferie, divertimento. Bravo, diciamo bravo. Che bisogna ringraziare anche i datori di lavoro in questo. Io ci tengo a ringraziare la mia dirigente. Questo perché lei è sempre disponibile a darmi i giorni, ma non è così scontato per tutti. Quindi bravo. Anche i datori di lavoro anche ci fanno. Ma perché le gare quando ci sono? Scusate. Il sabato, la domenica, però spesso devi magari partire il venerdì, rientrare il lunedì. E quindi giusto. Magari hai bisogno di giorni di ferie. E come facciamo? Non è scontato Federico? Che. Bisogna chiedere il permesso. Ah, io comunque durante l'anno parteciperò a 2-3 tornei, ah, sì, ecco, sì. Allora non è così. Io non posso andare mai per problemi di lavoro, quindi sono abituato. Okay, io invece cerco di partecipare il più possibile, ma non è poi facile. Spesso facciamo anche delle levatacce la mattina, rientri tardi per chiedere meno giorni possibili al lavoro, però. Certo. Si fa anche questo. Stefano ancora di più tutti chiedono. Stefano mi sa che sì, Stefano tra l'Abruzzo e tre macchine ormai ha bruciato. C'è credo. Ma vedi che quando uno dice la passione, Stefano, la passione. È questa, no? Perché è passione, perché sì, altrimenti sì, non è che lo fa uno che viene Abruzzo, Marche e Umbria, volevo dire, lo so, ma vabbè, poi fai tutti questi chilometri, poi incontri loro, perdi, mannaggia la miseria ladra, però, volevo dire, vediamo un po' un attimino se riesci, Adesso c'è il prossimo campionato, quindi. Ah, certo, beh, mica finisce qua, Stiamo col fiato sul collo, Non lo fomentare troppo, Sì, mi sa che hai capito, che può succedere che vi dà filo da torcere, Invitiamo no? Black Bull ragazzi, non si scherza, però è bello, è una bella, mi è piaciuto subito l'ambiente, l'ho visto, io sono entrato per caso veramente nel mondo delle freccette, ma mi è piaciuto subito l'ambiente, il clima. Senza nulla togliere le altre regioni, qualcosa in più però c'è in Umbria, dai. Da un punto di vista di turismo, tutto, si mangia bene, vero? Si no? Mangia molto bene. Oh, dai. No, a me piace tantissimo il numero. Pare che devi comprare casa a Bevagna. E allora, ho provato, ma mi sembra che sia andata via. No, sì? Sarà una buona occasione. Te la trova Talita, non ti preoccupare. Adesso, dai, è Talita. Adesso con calma gliela trovo la casa giusta. Vedi? Vedi che ruffiani, hai capito tu? Vabbè. Vuole casa estiva. Vuole andare a fare presidente nazionale, me l'ha detto prima. Microfoni spenti. Vabbè, è capito, tra 3 anni e mezzo vorrei mollare. Lasci? Presidenza sì. Perché ogni quanto ci sono le elezioni? No, perché io faccio 60 anni. E che vuol dire allora? Vorrei tirare... Ma quanti mandati sono che sei presidente? Quanti sono? Io l'ho fondata nel 2004 e ho provato a togliermi tante volte. 2004 ragazzi, ma volevo dire... Sono 20 anni quest'anno. Sono tanti. E devi lasciare un pochino il timone, come fai? Ci sto provando, io sto crescendo le nuove leve. Sì, ci credo. Però come fai? Dopo devi scegliere. Io poi non è che mi tolgo, io resto nell'ambiente, non do una mano. Beh, chiaro, dopo tutti questi anni volevo dire che fatti. Era una battuta la mia. Sì, ho capito. Non so come funziona da voi col discorso delle elezioni, delle. Votano, però sono le regioni, no? No, è una società sportiva la nostra, come una SRL. Ah sì? Sì. Ah, quindi le regioni in questo caso non hanno il loro peso? Hanno il peso quando parliamo di regolamento, facciamo ormai le riunioni. Ok, ma le elezioni no, quindi? No, le elezioni non partecipano solo i rappresentanti? È solo il consiglio, che sono 5 perfetto. Persone. Ho capito. Però io posso tecnicamente vendere le mie quote, che ho la maggioranza, e vendere o regalare, in questo caso, e a chi le do sarà in automatico, sarà per il primo mandato sicuramente il presidente. Hai capito? Abbiamo scoperto che c'ha le quote maggioritarie, lui che tira fuori i soldi. Per chi lo messi. E che tanto comanda chi c'ha i soldi, è così, Francesco. Gianluca. Sì, ma pagano pochi soldi. Ho capito, però comandi, sei presidente. Quindi sì, ma sono anche quello. Quello?
Ma che, ascolta. Io uso sempre questa battuta, quando mi dicono è arrivato il presidente, sì, quello che paga per tutti, ma in galera. Oh, ecco, Gianluca, ti volevo fare questa domanda, ma quale responsabilità ha un presidente nazionale? Cioè, nel senso, vuol dire, ci sono? No, io parlo perché tutto viene, mi sembra di capire, non di mandato, però sicuramente ci sono come riferimenti i responsabili regionali, quindi... Allora, i responsabili regionali sono sul territorio, ovviamente, hanno delle responsabilità. Beh, e l'Umbria, ne abbiamo avuto l'esempio, che sono quelli che tirano su le quote di iscrizione, che ci fanno avere le quote di iscrizione, controllano, sono il nostro portavoce sul territorio. Quindi c'è anche un'attività amministrativa, contabile, oltre che... Noi e io, la mia prima figura, sono, diciamo, mi muovo tra commercialisti che... le banche, l'Oxen, perché comunque l'Oxen a Udine... L'Oxen anche a livello nazionale, sì, bravo, ha la sua valenza. La sua noi importanza. Veramente a Udine siamo fortunati, penso come voi a Perugia, che abbiamo veramente... Il Giuliano Clinori, vicepresidente nazionale, che è il nostro responsabile a Udine, lui mi ha veramente... aiutato, persona aiutato, preparata, cioè, professionalmente. Veramente, ma quando ti serve qualcosa lo chiami... Anzi, io vado direttamente lì, che sono sempre di strada, tra l'ufficio e casa, che ce l'ho. Ma è veramente... Beh, anche qui in Umbria, vero Talita? Cioè, abbiamo, sì, no? Giuliano, che è bravissimo. È sempre anche lui Giuliano. Anche lui, sì, si anche chiama Giuliano. Giuliano, sì. E anche lui è una persona stupenda, perché è sempre disponibile, risponde sempre al telefono, è preparato. Beh, risponde al telefono, tutto... questo un pochino. A me risponde però, sempre, vabbè. A me risponde sempre. Sì, vabbè, noi un pochino meno, vabbè, però vabbè, dai, vabbè ci mette me... un pochino più. Comunque. Ma è fondamentale. Però va bene, molto... perdonato Giuliano. Che sono molto informati adesso con questa nuova legge che c'è stata. Cioè, no, no, sport, veramente, no, anche sempre, a livello fiscale c'è anche il referente nazionale, che è la dottoressa San Nicola Doriana, molto brava. Sì. Quindi sì. Volevo dire, no? Sì, sì, sì. Ci sono figure veramente importanti. Sì, sì. Qui in Umbria puoi stare tranquillo. Lo so. Adesso sì, poi magari vabbè, a telecamere spente ti raccontiamo cosa è successo prima dell'avvenimento di Talita. Però ah sì? Questo... Ah, beh, quello però ha microfoni spenti, così sì, almeno... Assolutamente, perché vedi, stanno già ridendo. giusto, Michele, Federica, microfoni spenti, almeno non ci sente nessuno. Bene. Eccoci qua, è volato via, 1:30, visto? Abbiamo finito, anche perché c'è qualcuno che deve andare al lavoro, vedi? Quindi sono dopo ci bacchettano e quindi lo mandiamo al lavoro. Tu che dici? No? Ce lo mandiamo? Ce lo mandiamo. Ce lo mandiamo, via. Bene, io ringrazio veramente per la serata tutti quanti i partecipanti, quelli che sono rimasti e quelli che sono dovuti andare via per motivi di lavoro. Grazie a Talita, veramente... per la bellissima serata, organizzazione. Grazie a te per questa opportunità. Assolutamente. Noi la diamo a mani aperte a chi ce lo chiede, Gianluca, quindi siamo aperti a tutti quanti. Grazie. Grazie, grazie al Presidente nazionale, Gianluca Conese, con la speranza di poterlo rivedere qui a Bevagna come cittadino, non onorario, ma cittadino. Quindi... Ma io vengo già in ferie qua. Bravo, quindi ti trovi bene. Adesso per le gaite, magari se vuoi ritornare giù per giugno, va bene? Dai, fa il possibile. Ma stai in Spagna a giugno. Allora, certo. Stefano, grazie. Grazie a voi. Per la tua presenza, meno viaggi, se è possibile. Trasferisco io a Bevagna. Trasferisco anch'io. Mi sa che ti conviene, davvero, stabilirti a Bevagna o, che ne so, Perugia. Sì. Mi raccomando, allenate, fa il favore, perché sennò... Sì, allena un altro modo. Da costidarti è un problema. Mo la venga a riprendere la prossima gara, La venga a riprendere. Quindi voglio vedere se effettivamente siete così forti come dicono. Grazie a Michele e a Federico, anche grazie loro, a voi, grazie a voi. Giocatori della squadra Idardi. Bocca al lupo a tutti quanti, viva il lupo. Non solo per lo sport, ma anche nella vita, perché è la cosa più importante. Talita, mi raccomando, a scuola, perché... Brava, bene. Brava anche a scuola, vogliono bene tutti gli altri. Lo so, ho visto, brava, brava. Grazie, grazie alla nostra regia. Grazie. Grazie. Perché grazie. Noi abbiamo parlato dei nostri sponsor. Ok, però anche loro fanno un lavoro dietro le quinte, non vengono mai menzionati, visto invece fanno un lavoro enorme. È vero, Dalito? Diciamo che senza di loro non viene fatto niente. Sì, vabbè, basta adesso, non ci allarghiamo troppo. Giusto? Grazie alla regia Gianluca, alle telecamere Francesco. Come sempre terminiamo qui questa puntata numero 29.
finiamo il 23 di aprile, Gianluca, quindi abbiamo le nostre 3-4 trasmissioni. Prossimo anno ti aspetto Udine? Ben volentieri, guarda, ben volentieri. Veniamo, ha capito Gianluca, porca miseria accelata, ci sarà da fare un po' di chilometri. E Stefano ne fa per venire a giocare a freccette, non le faremo per andare a fare a Udine. Sì, perché è una città che a me mi entusiasma. Un cittadino, dai, un paesone. Certo, carino, è bello quello. Vabbè, ci veniamo. Ci veniamo. Quella città, andiamo a Trieste, che Stefano conosce bene. Ma io l'ho vista Trieste, è bella anche Trieste, è bella anche... Poi fortunatamente non è il periodo della bora, quindi del vento, ok? Allora, grazie veramente di cuore all'Open Dart, in questo caso Umbria, l'Open Dart nazionale. Grazie. Potrete rivedere questa trasmissione in replica venerdì alle ore 16:15, poi Francesco, sabato? Mezzanotte. Mezzanotte e poi? Lunedì 16:15. Quindi non interrogo, è preparato. No, molto preparato. È preparato. Poi siamo arrivati alla 29esima, se ne è preparato adesso lo boccio. È da lì, lo boccio davvero. Sì. Oltre che poi sui nostri social, ok? Poi in streaming, www.retesole.it. Non ci arriviamo a Udine, te lo dico subito. No. A Udine non arriva, però ti manderemo i link. Molto seguiti, ok? Noi li condivideremo sulla nostra grazie, pagina. Perfetto, grazie, grazie di cuore. Allora, dicevo che potrete vedere questa trasmissione sul canale 11 Rete Sole, sul canale 110 per Roma e la provincia di Roma. L'appuntamento è per giovedì prossimo con una nuova puntata della trasmissione Panorama Xen. A tutti una cordiale buonanotte.